Oggi parliamo di teatro e lo facciamo insieme ad una giovane e promettente attrice fiorentina che dal 18 al 23 febbraio è in scena alla Pergola di Firenze con Non è vero ma ci credo, una divertente commedia di Peppino De Filippo con la regia di Michele Mirabella. A tu per tu con noi oggi è Maria Laura Caselli. Benvenuta Maria Laura. Grazie, ciao a tutti. Ecco, allora per te essere qui a Firenze alla Pergola è un vero e proprio debutto. Hai recitato a Firenze, o meglio nei dintorni, a Scandicci, ma mai hai calcato le scene della Pergola, un teatro così storico e importante. Che cosa si prova? Si prova molta emozione, effettivamente è la prima volta che recito a Firenze dopo 10 anni che ho deciso di fare l'attrice. E sul teatro della Pergola ci studiavo quando mi preparavo per entrare nella scuola di recitazione, perché facevo lezioni private e 10 anni fa pensavo prima o poi ci reciterò qui. E ora è arrivato il momento, quindi insomma spero che sia un'emozione proprio bella e che mi dia la carica giusta per fare queste 6 repliche al teatro. Ecco, tu reciti a fianco di Sebastiano Lomonaco e Lelia Mangano De Filippo, che è l'ultima moglie di Peppino De Filippo. Grossi nomi con i quali ti misuri, ecco. Cosa provi anche a lavorare con loro? Beh, all'inizio effettivamente avevo un po' di timore, poi mi sono resa conto subito che sono delle persone molto affabili e proprio mi stanno anzi accompagnando in questa avventura fiorentina perché sanno quanto per me è importante. Quindi, cioè, per me è una tutela essere accanto a loro, mi sento proprio circondata di affetto e insomma non può andare male con persone così importanti. Poi Sebastiano Lomonaco è molto amato a Firenze, quindi lo aspettano e lui mi sta proprio sostenendo, racconta a tutti che c'è anche un'attrice fiorentina che viene a Firenze per la prima volta a recitare, quindi mi sento proprio a casa quando sono insieme a loro. Mi prendono un po' in giro perché io sono una che si agita molto prima di andare in scena e quindi dicono: Laura, mi raccomando, però insomma io conto di farcela. Ecco, volevo parlare un attimo del tuo percorso, perché tu dopo la maturità classica a Firenze ti sei trasferita a Roma, dove ti sei diplomata presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico. Ecco, da dove viene questa passione per il teatro? Sì, io all'inizio mi piaceva andare a teatro, la nostra insegnante al liceo, perché ho fatto il Michelangelo qui a Firenze, ci aveva costretti a fare l'abbonamento alla Pergola e per me era proprio un momento bello quello della settimana in cui andavamo lì. Poi da lì allora, da questa passione nel guardarlo il teatro, ho iniziato a farlo con i laboratori scolastici. E lì ho iniziato a capire che effettivamente insomma qualcosa ci potevo fare. E poi però dopo la maturità in realtà ho provato a entrare in tutte le scuole d'Italia, a Genova, a Milano, a Roma e non sono entrata da nessuna parte, non mi hanno preso da nessuna parte. E però quello mi ha, invece di buttarmi giù, mi ha proprio fatto venire voglia di farlo, di farcela. E quindi tutto l'anno ho studiato, ho fatto lezioni private di recitazione, di dizione, di canto, perché c'è anche una prova di canto per entrare nelle scuole. E l'anno dopo ho riprovato di nuovo in tutte le scuole e quella volta lì mi hanno preso addirittura in due, quindi mi sono trovata con l'imbarazzo della scelta e ho deciso di andare all'Accademia Silvio D'Amico perché insomma è l'unica nazionale e poi Roma mi attirava molto e quindi sono andata e da lì sono partita. Ecco, qual è la qualità preminente che secondo te deve avere un'attrice? Secondo me la qualità più importante è la tenacia perché non è semplice, insomma io ho finito l'accademia da 7 anni e questo lavoro che è il più importante, che è il primo importante che mi sono riuscita ad ottenere, l'ho ottenuto 6 anni dopo e sono stati 6 anni di provini, di altri laboratori, perché comunque ho sempre portato avanti la formazione che è fondamentale nel percorso di un attore. E quindi il continuare a fare provini, a non buttarsi giù, questa perseveranza, secondo me, è la prima caratteristica che deve avere un'attrice. Senti, parliamo un attimo del tuo ruolo in questa commedia. In Non è vero, ma ci credo, tu interpreti Rosina, la figlia di Sebastiano Lomonaco, in un ruolo brillantissimo. Te lo senti cucito addosso bene? E
lo sento lontanissimo da me, cioè proprio un'altra cosa, ma poi è anche il bello del mio lavoro, perché insomma interpreto e quindi mi confronto con una giovane donna che ha come prospettiva il matrimonio, cosa che diciamo non è fra le mie priorità al momento, e il matrimonio e insomma è proprio figlia del suo tempo, la commedia è ambientata negli anni 50-60 e quindi insomma è molto lontana da me, però mi è piaciuto confrontarmici perché proprio perché era lontana, cioè è più divertente quando scopri altre cose, scopri in contemporanea anche altre parti di te. E la cosa che un po' abbiamo in comune io e Rosina è la volontà di non deludere la famiglia, i genitori. Anch'io ho questa voglia di rendere orgogliosi i miei genitori e l'essere qui alla Pergola, insomma, è anche per loro un momento molto importante. Allora una domanda un po' curiosa, ma quando sei in tournée e non provi, come passi il tuo tempo? La vita in tournée è un po' strana perché il nostro spettacolo finisce verso mezzanotte, poi andiamo a cena, quindi facciamo sempre le tre, quindi significa poi che la mattina è un po' persa, cioè dormiamo, io dormo sempre con le altre mie colleghe, due altre giovani ragazze, Luana Pantaleo e Margherita Coppola, che sono in scena con me e dividiamo le stanze. E loro poi sono molto dormiglione, io a una certa ora le sveglio e le porto a fare le visite turistiche nelle città in cui siamo, perché ci tengo a cogliere l'occasione che siamo in giro e loro mi prendono in giro perché dicono che mi faccio da guida turistica. A Siracusa, per esempio, che è una città che amo molto e che conosco bene, gli ho fatto visitare tutto, erano sfiancate, alla fine mi dicevano Mari, ma dobbiamo lavorare stasera, io le portavo, poi c'era il Teatro Greco di Siracusa e quindi le ho portate lì a visitarlo, abbiamo recitato naturalmente, quindi anche nel tempo libero recitiamo perché metti tre attori in un teatro e gli viene spontaneo. E quindi fondamentalmente visitiamo le città in cui siamo, ecco. È anche divertente perché siamo spesso anche in paesi di provincia più piccoli dove non ti capita di andare e quindi scopri invece un sacco di cose insomma, che magari normalmente non vedresti. Ecco, la commedia che tu interpreti si basa sulla superstizione, sui vari e brutti scherzi che a volte la superstizione può giocare in una famiglia quando siamo superstiziosi e ci si crede. Ma una domanda, ma voi della compagnia vi sottoponete a riti scaramantici prima di andare in scena? Noi, allora, abbiamo una serie di piccoli rituali che poi è proprio il bello del teatro, cioè io amo il teatro proprio anche e soprattutto per ciò che succede dietro la scena, dietro le quinte, perché c'è un guardarsi, una serie di piccoli gesti che sappiamo soltanto noi e che se li facciamo sempre uguali sappiamo che insomma bene o male la porteremo a termine. E io magari personalmente vado sempre nel camerino di Lelia Mangano, che abbiamo nominato prima, perché lei ha questa cosa che è stranissima, ma lei è sempre piena di cioccolata, cioccolatini, merendine, tutta una serie di schifezze che lei non mangia, perché lei non mangia dolci, e però li tiene per noi, e quindi io vado sempre lì perché ho sempre paura di non avere le forze, perché poi fa caldo, ci sono le luci, e allora vado a lei, Lelia, ce l'hai qualcosina? E allora mi tira fuori un mangiare di tutti i tipi e poi tutti insieme insomma conoscerete questo rito della merda, non è sconveniente dirlo, ma in realtà appunto ci prendiamo per mano e tutti insieme diciamo per tre volte merda, 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 che è l'augurio teatrale, che in realtà serve per ricordare nell'antichità il fatto che quando il pubblico arrivava in carrozza i cavalli facevano la cacca e se c'era tanta cacca voleva dire che c'era tanto pubblico e quindi ci auguravamo e ci auguriamo anche per questa settimana a Firenze tanta merda. Noi ti facciamo il nostro in bocca al lupo al momento, diamo l'appuntamento dal 18 al 23 febbraio alla Pergola di Firenze con Non è vero ma ci credo. Ti ringraziamo di aver accettato questo invito. Con voi ci vediamo al prossimo A Tu per Tu. Grazie a voi, vi aspettiamo.